A proposito di tecnologia, il passaggio dalla pellicola digitale ha cambiato il tuo modo di lavorare? No, perché diciamo non si deve scimmiottare la pellicola, cosa che viene, è difficile non farlo, per quello che mi riguarda. Io l'unica cosa che rimprovero a questa scelta è di, cosa che l'abbiamo fatta soltanto in Italia, è di avere solo una possibilità di immaginare. Perché hanno tolto la pellicola e hanno lasciato il digitale. E invece la cosa bella poteva essere di lasciare chi voleva fare pellicola, un film in pellicola, cosa che succede. Alice Rohrwacher continua a girare in pellicola, Pietro Marcello continua a girare in pellicola, e avere la possibilità di avere un doppio immaginario. Dice, io voglio quell'immaginario, voglio quell'immaginario a matita, quindi la pellicola. Quella è una cosa che io rimprovero, cosa che comunque io sto lottando per ritornare ad avere questo sistema, cosa che è un po' impossibile perché i costi sono saliti alle stelle in quanto non vendono più. Io adesso sono preso con Super 8, sto cominciando a comprare cineprese, sono convinto di fare qualcosa con Super 8, nel senso che già l'avevo fatta, però voglio rielaborare perché ho bisogno di un tipo di immaginario diverso, ma non perché sono contrario. Che ben venga, io ci sperimentavo già all'inizio, io prima di girare in pellicola avevo una macchina digitale, mi facevo il test e poi giravo in pellicola, però era scimmiottava, mi faceva le esposine, e allora ritornare all'idea di avere tutti quei sistemi a me non mi piacerebbe, è colpa forse dei produttori che sono convinti, è la libertà distrugge, è un'altra cosa che io dico ai produttori, la libertà, quando io faccio un'opera prima, distrugge l'autore, perché adesso ti sente dire prova girata, è una cosa bruttissima, perché prova girata perché basta la macchina, ciò che arriva dopo, e io mi trovo nella macchina ad aspettare le ciacche, ma scusa, ma stiamo girando, l'attore lo sa, stiamo girando, guarda le ciacche, azione, è bruttissimo, perché non c'hai, non dico che devi avere miscela, l'atmosfera, però il rispetto per chi si sta evocando il film. Quindi questa libertà distrugge anche questo. Hai cominciato a lavorare con il bianco e nero, a proposito di un'altra cosa che è praticamente scomparsa. No, non è scomparsa, perché c'è stato un film come Roma di Io mi riferisco al cinema italiano recente, non mi viene in mente un titolo. Ma guarda, Mario Conicetti quando glielo dicevo, ma quello è un film in bianco e nero. Era divertente. Mario, nell'ultimo periodo io gli dicevo, ma hai fatto un capolavoro, la grande guerra. No, il più bel film che ho fatto è l'Armata Francaleone, e poi il mio destino è di averlo restaurato, cioè ho restaurato con la Cineteca di Bologna, ho seguito il restauro dell'Armata Francaleone, sai che è Paninelli, ma Lecciato, e quindi ho seguito Mario. No, il bianco e nero non è che non ritorna, anzi io cerco di far evitare alcuni giovani, perché non deve diventare una moda. Il bianco e nero per me aveva un senso scenografico nel mio lavoro, cioè io mettevo la macchina, avevo una ciminiera, avevo un cielo e quindi costruivo con luce e ombre un luogo. E se io faccio il bianco e nero nel contemporaneo, cosa che a me non piacerebbe fare, è una cosa brutta, perché lo fai il bianco e nero? Deve avere un senso, no? Deve avere... quella è una cosa che mi piace un po' meno. Allora credo che il bianco e nero non ritorni anche per questo motivo. Ecco, il primo record deve essere un film bianco e nero, però là scimmiottavi il passato, diventava una cosa, perché per noi è un passato il bianco e nero. Io non è che vengo dal bianco e nero, io ho sempre fotografato il bianco e nero. Per me la luce è più importante del colore, cioè il taglio, ecco, questo è un elemento che ho usato nel primo re e anche nell'Amaranza, perché nell'Amaranza, come voi avete visto l'Amaranza dei bambini di Giovannetti è un regista completamente diverso da Matteo, scusa forse ti ho anticipato la... No, io avrei parlato dell'Amaranza visto che ancora non abbiamo accennato fra un attimo, quindi va benissimo. È un regista molto contemporaneo, nel senso che vuole raccontare, anche se sta imparando, io gli faccio complimenti a essere anche onirico, per esempio c'è la scena del ragazzino che si trucca per andare a fare la rapina, che poi è vera, però è diventata una cosa onirica. Lì c'è un lavoro di luce continua, cioè è il contrario, cioè io là ho messo una quantità di luce che non vedi,
tantissima, perché loro si muovono. È un film molto scuro, perché sì, tanta luce ma oscura, esatto. Può sembrare insomma una contraddizione, un paradosso. Ma il problema era del movimento, perché loro si muovevano, perdevano la luce, andavano nel ristorante, poi uscivano, perdevano il fotore, se ne andavano, la macchina se ne andava con loro, come fai a farlo? Allora lì, per dare la libertà a Claudio, che comunque è un regista che desidera il più possibile avere un rapporto continuo con i personaggi, cioè vuole stare dietro i personaggi. Lì ho fatto un lavoro, diciamo, tecnico abbastanza notevole, penso che lui mi ringrazia sempre, lo lascio libero, cioè lui gira a 360 gradi, e quindi lì la complicazione è non fare sentire la fonte, però raccontare il luogo e i personaggi che ti stanno